quali sono, secondo lei, le parti salienti della tradizione eterodossa dell'economia monetaria? Ecco, ho detto che sono state espulse dall'Accademia tutte le forme eretiche di pensiero economico. È rimasto quello che è stato chiamato, con una bella immagine, il pensiero unico. Ecco bene, cosa è stato eliminato? Marxismo, srafismo, keynesismo, cioè che cosa? Per esempio, marxismo è il punto di vista del lavoro. Si studia il consumatore, il comportamento delle famiglie, non si studia la questione del lavoro. Con lo srafismo si è eliminato il punto di vista di classe e con l'espulsione del keynesismo si è eliminato il punto di vista della moneta. Vabbè, ma la moneta viene insegnata nei... Certo, ma una particolare funzione della moneta è stata soppressa. Ecco perché quando parliamo di economia monetaria, nessun economista non è monetario, perché lo sa benissimo che poi lo scambio sul mercato è di merci contro moneta. Appunto, ma in che modo merci contro moneta? Ecco, c'è una interpretazione corrente, che è quella dominante, quella da pensiero unico, che Marx aveva esemplificato nella formula merce denaro merce, cioè io entro sul mercato con delle merci, le vendo e acquisto moneta, denaro, col denaro che ho ricompero delle merci. Ecco, ovvio, vendo le merci prima perché non mi interessano o hanno meno importanza per me, vendo le merci finali perché invece mi interessano. Banale, l'esempio semplice: io vendo sul mercato del lavoro le mie prestazioni professionali, in cambio ricevo uno stipendio, un salario, quant'altro, con questo salario o stipendio compro le merci che servono per il mio benessere. Bene, messo così, ecco, la moneta è un intermediario degli scambi, non a caso sta nel mezzo. Merce, denaro, merce. La moneta, il denaro, sta nel mezzo. Bene, e lo scambio in realtà, se andiamo a guardarlo per bene, è in realtà un baratto, merce contro merce. Il denaro è semplicemente una sorta di vaselina che serve per favorire la circolazione, perché baratto merce contro merce sarebbe molto più complicata. Merce, denaro, merce è molto più semplice, può dar luogo a scambi multilaterali, eccetera, eccetera. È un facilitatore in quest'ottica, la moneta, un facilitatore degli scambi. Bene, questa è la funzione normale, la più banale della moneta per tutti gli economisti. Ecco, però esiste un'altra formula della circolazione monetaria, ecco, in cui, e questa è un'altra grande lezione di Marx, l'unica cosa che è stata apprezzata da Keynes, che è la circolazione monetaria dal punto di vista degli affari. Dal punto di vista del consumatore è merce, denaro, merce. Dal punto di vista degli affari non è così. È denaro, merce, denaro. Rovesciata. Io quando mi butto negli affari non mi butto dentro con delle merci ma con del denaro. Con questo denaro compro delle merci, quali che siano, poi queste merci le rivendo per riavere denaro. E qui ecco la prima novità. Per avere più denaro. Perché se immaginate, io entro nel mercato degli affari con 100, compro merci per 100 e rivendessi per 100, avrei fatto un giro vuoto. Ecco, la questione è che devo fare denaro, merce, denaro primo, cioè denaro maggiorato di qualcosa di più che Marx ha chiamato plusvalore, ma qualcuno che possiamo anche chiamarlo profitto, in finanza lo chiamano plusvalenza, ecco, per non dire plusvalore, che poi è la stessa cosa, cioè un di più. Ecco. Per cui attraverso il processo di questa circolazione che Marx ha chiamato capitalistica ed è l'unica capitalistica, il risultato non è acquistare merci per consumarle, ma il risultato è acquisire denaro maggiorato di profitto, plus valore, plus valenza e quant'altro. Bene, questa, secondo Keynes, è la natura saliente caratteristica di quella che è un'economia veramente monetaria. Quell'altra non è monetaria, l'altra c'ha la moneta ma come se fosse un baratto. La teoria veramente monetaria, l'economia monetaria, dice in un pezzo celebre, dice, deve considerare la moneta come punto di partenza e punto di arrivo della circolazione, non come intermediario.
Ecco, per farvi darvi un'idea, nel primo caso, nella circolazione merce-denaro-merce, così l'hanno detta gli economisti dell'Ottocento quando consideravano questo, per esempio Varrassici, che cos'è la moneta? La moneta è un velo che viene buttato per abbellirlo, per renderlo più affascinante, sul corpo materiale dell'economia politica. Quello che conta è il corpo. Poi ci possiamo mettere la moneta, un bell'abito, una bella veste, ecco, ma comunque la cosa importante è che sotto c'è il corpo. No, no, non è così. Ecco, la moneta non è un vestito sul corpo dell'economia, è l'ossatura di quel corpo. E allora immaginate, se io posso pensare di studiare l'economia, nel primo caso, togliendole il vestito, e così finalmente l'economia apparirebbe nella sua nudità di scambio di merci, finalmente. In economia si tratta solo di merci, produttori e consumatori che si scambiano fra di loro merci e basta, la moneta è un ornamento non necessario. E beh, ragazzi, se la moneta è lo scheletro, tolgo lo scheletro, l'economia si affloscia. Ed ecco la necessità di fare una teoria genuinamente monetaria in cui la moneta intervenga dal subito, entri all'inizio della circolazione economica e sopravviva, si mantenga fino alla fine e risolva due problemi. Il problema di come fa ad entrare, due, come fa ad uscire. Ecco, ed è questa la teoria, il contenuto proprio essenziale di una economia che vogliamo definirla genuinamente monetaria.